Dovete sapere che la prima volta che ho preso l'aereo era per andare in Lettonia e avevo 16 anni, anche adesso 16 anni. Tutti i lunghi viaggi fatti prima erano stati fatti in treno o in macchina, anche perché il posto più lontano dove ero stato era l'Austria, quando sono andato a Vienna. Sì, non sono un viaggiatore. Mi aspettavo che un viaggio in aereo fosse qualcosa di molto immediato, tipo compra il biglietto, sali sull'aereo, scendi dall'aereo. Invece è tipo compra il biglietto, trova il posto dove ti pesano i bagagli, fai la fila, passa il tuo bagaglio a mano, passa le tue cose. E io, dato che non ero pratico di queste cose, ero un po' lento. Che devo fare? Lo zaino lo metto qua? Sì, ci devi levare il computer. Ok, ok, ci levo il computer. Anche la fotocamera. Ok, ci levo la fotocamera. Ora passa di qua. Oh, come nei film. Devi levare tutti gli oggetti di metallo che hai addosso. Oh, oh sì, scusa. Suona ancora. Hai controllato bene? Sì, mi sembra di sì. Hai una cinta? Era la cinta, ecco. Scusa. Comunque, viaggiare in aereo è veramente fighissimo, a parte le orecchie attappate. Prima di tutto mi sono fatto un selfie con il pilota. Poi mi sono seduto sul posto vicino al finestrino. E cacchio, era proprio come mi aspettavo. Quando l'aereo saliva, io vedevo le cose sempre più piccole, fino a vederle come su una cacchio di cartina. E per una buona mezz'ora mi sono sentito come un bambino a Natale. Sto volando! Le nuvole! Le hostess che mi portano le merendine! Altre nuvole! E poi tutto è iniziato a sembrarmi normale. Così ho iniziato a giocare con il sedile, per vedere se andava su o giù, rompendo le palle a quelli che mi sedevano davanti e dietro. Poi le hostess sono passate per la seconda volta e non avevano merendine, bensì bevande, succhi, caffè, tè, acqua, Coca-Cola. E io ero molto indeciso, perché avevo sete e volevo dell'acqua, ma non potevo sprecare di certo quell'occasione solo per dell'acqua. D'altro canto il caffè annacquato non mi andava e la Coca-Cola non mi disseta. Quando la hostess è passata accanto al mio sedile, io non sapevo che prendere, così io ho detto che non volevo nulla e ho sbagliato, anche perché cavolo, potevo prendere il tè. Certo, il tè, ma me ne sono accorto troppo tardi, quando ormai mi aveva oltrepassato. Ma non era lontana e ho provato a chiamarla un po' di volte, provando a dire che mi ero sbagliato, e dopo un po' di tentativi un'altra hostess mi ha detto che sarebbero ripassate e io mi sentivo un po' in imbarazzo. Però in fondo io avevo pagato per quel biglietto, quindi io posso avere tutto il tè che mi spetta. Quando sono ripassate il tè me lo sono preso, evviva. Purtroppo la mia euforia è durata poco, perché dopo l'atterraggio al ritiro bagagli non c'era il mio bagaglio. Così vado a uno sportello e faccio: "Where is my baggage?". La tipa mi chiede se sono Marcello Ascani e io gli dico di sì. E lei mi comunica che il mio bagaglio non era arrivato e che durante lo scalo a Francoforte era rimasto a Francoforte. Per andare dall'Italia alla Lettonia avevo fatto scalo a Francoforte e là anche il mio bagaglio doveva fare scalo, ma è rimasto là. La tipa mi ha fatto compilare dei moduli e mi ha detto che avrebbero spedito i bagagli il prima possibile. Nel frattempo mi ha dato un kit di sopravvivenza con un mini spazzolino e un mini dentifricio, un rasoio usa e getta, inutile dato che la barba non mi cresce, e un mini deodorante e una maglietta XXL. Fortunatamente i bagagli sono arrivati dopo pochi giorni e al viaggio di ritorno nessuno si è perso i miei bagagli.